Ciao a tutti, parliamo di triadi in un contesto solistico di improvvisazione. Io le penso così, per esempio, nella tonalità di Do maggiore possiamo partire da una coppia di corde, la seconda e la prima. Penso alla fondamentale sulla seconda corda, terza e quinta sulla prima. Idem. Conoscere queste diteggiature consente di sviluppare un approccio orizzontale sullo strumento che secondo me è preferibile relativamente alla spontaneità del fraseggio e dell'improvvisazione. Valido in un contesto, diciamo, genericamente pop, ma anche più specificamente jazzistico, soprattutto se colleghiamo ciascuna delle triadi attraverso ciascuna coppia delle triadi attraverso un arpeggio diminuito con un movimento cromatico, diciamo, no? Per cui triade di Do, arpeggio diminuito di Do diesis, triade di Re minore, Re diesis diminuito, triade di Mi minore. Ora, qui c'è il cromatismo fra Mi e Fa. Il Fa può essere suonato prima nella forma diminuita, con una funzione dominante, di dominante secondaria, e poi di nuovo nella sua forma maggiore. Fa diesis diminuito, Sol maggiore, Sol diesis diminuito, La minore, La diesis diminuito. Si diminuito e ancora una volta, siccome qui ci troviamo di fronte al cromatismo, diciamo, fra il settimo e l'ottavo grado della scala, a questo punto colleghiamo il Si diminuito al Do maggiore attraverso l'arpeggio di Do diminuito, che poi risolve in breve.